Ciao ragazzi, siamo insieme in luoghi incantati per viaggiare più mentalmente che altro. Mentalmente perché attraverso Fluid riusciamo sempre a trovarci al meglio. Scusate, controllo una cosa, sempre per essere sicuri stiamo lavorando alla perfezione per fare una crescita. Ok, scendiamo giù. La nostra partenza è quasi sempre un Child's Pose. Perché? Perché è un punto di raccolta, è un punto dove noi possiamo settare le nostre intenzioni di che cosa vogliamo ottenere da questo viaggio, che cosa vogliamo ottenere dal nostro mezz'ora, 15 minuti, 20 minuti, non so quanto saranno, ma sarà un bel viaggio per trovarci. Ok, per oggi cominciamo in ginocchio. Ok, se questo ti dà fastidio, possiamo stare seduti su un cuscino, seduti su un blocco, ok, per sentire libertà nelle ginocchia. Ma insistendo vedrete che riuscirete prima o poi a avere queste aperture delle ginocchia. Apro le braccia sopra la mia testa, ok? E provi a sentire la colonna vertebrale più lungo possibile, ok? Inspiro in su. E mentre espiro, porto le ginocchia, i gomiti dietro di me come un cactus, provando di toccare i gomiti dietro la schiena, proprio dietro, più in basso e poi in su. Espiro, scapole che si baciano, gomiti che si baciano dietro la mia schiena, inspiro su. Espiro giù. Che bello, senti come si apre il petto, clavicole, inspiro su. Espiro giù. E porti le mani di fronte a voi, scendiamo in Child's Pose, testa in giù. Come se stessi sciogliendo ogni nodo di stanchezza dentro di te, ogni nodo che potrebbe bloccarti. Inspiriamo su. A questo punto, rendi parallele le gambe, ok? E vengo fino a scendere proprio giù sulla pancia, ok? Le ginocchia sono parallele, i piedi sono paralleli, tutte in questo punto. Poi salgo su e scendo indietro, caricando sulle natiche, natiche verso i taloni, su e scendo giù. Inspiro, lontano il pavimento da me e torno indietro, proprio per sentire un raggio sulla schiena, braccia, spalle, petto, braccia, schiena. Avanti, scendo piano, 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 piano. Salgo, ginocchia sono sempre piegate. Scendi piano 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 piano, torno indietro. Questa volta rimarremo in avanti, stendendo le braccia. E le braccia salgono, le ginocchia staccano dal pavimento. E lo faccio per 4, per 3, per 2. And relax. Recupero. La schiena ogni tanto dice: wow, che cosa stai facendo? E tu stai dicendo: cara schiena, ti sto allungando lungo le gambe, lungo le braccia, per 4, per 3, per 2. And relax, mani sotto il petto, mi mando di nuovo indietro, indietro, indietro e porto il petto verso le cosce, le mani all'altezza delle ginocchia, ok? E diventi una piccola pepita, una piccola seme. Tutta raccolta, poi sollevamo il petto e solleveremo le ginocchia, staccandoci sul collo del piede con le ginocchia verso il nostro petto per 4, per 3, per 2. Ritorno in posizione di seme, scendo giù. Lascia le mani libere. Respiri con il naso. Mani giù all'altezza delle ginocchia. Sollevo il busto. Spingo sul collo del piede, sollevo, porto le spalle in avanti per 4, per 3, per 2, scendo giù, divento seme. Giù, immagini di essere questo seme, liberi le braccia, come stai diventando sempre più forte. Di nuovo, mani giù sotto l'altezza delle ginocchia e stacchiamoci su per 4, per 3, per 2. Per 1, scendo giù, le manine cammino in avanti e andiamo in downward looking dog. Perfetto. Adesso
Io porterò la gamba destra in avanti, la sinistra viene in avanti e si incrociano le nostre caviglie. E poi facciamo 1, 2 e 3, fino a scendere indietro sulle natiche. Prima o poi questo ci permetterà di sollevare il peso, ma sarà là, non è oggi. Stendo la gamba destra, braccia destra, entrambe le braccia verso il ginocchio destro e scendi per 4, per 3, per 2, torno su, 4, 3, 2, un half boat, scendo giù, 4, 3, 2, torno su, 4, 3, 2, scendo giù, ferma qua, stende l'altra gamba che viene insieme e cambio la gamba, così la sinistra rimane stesa, la destra è piegata e vengo su, 4, 3, 2 e scendo, 4, 3, 2, ancora due volte, e 4, 3, 2, scendo, 4, 3, 2, vengo su, 4, 3, fermo, stendo l'altra gamba, 4, 3, 2, piego le gambe e recupero. Mi prendo l'alluce di entrambe le gambe e uso con un slancio di portarmi su, ok? Un po' proprio in stile indiano. Lascio lo stinco destro giù, allineo la caviglia sinistra sul ginocchio destro. Questo mi darà un'apertura sull'anca sinistra. E respiro. Ci sarà spazio, ok? Piano piano quello spazio potrebbe migliorare, ma stiamo semplicemente provando di allungare l'anca per 4, per 3, per 2. Prendo le gambe dolcemente e lo cambio. La sinistra scende a terra, proprio la caviglia destra va sopra il ginocchio. A questo punto, quando il ginocchio comincia a scendere, sentirai molta apertura sull'esterno della coscia destra e lasci che la forza di gravità si fa sul lavoro. Non c'è una forza, non devo assolutamente stressare niente. 4, 3, 2. And 1, cambia quelle gambe, lasciali di fronte a te, aiutati ad arrivare sopra i taloni, ok? Stendiamo le gambe, piegando poco a poco per trovare scioltezze nelle gambe. Punta le dita, guardi in avanti, inspiro. Inspiro, scendo giù. Inspiro, vengo su completamente. Espiro, sono in centrale. Inspiro, su. Scendo giù centrale, porto le mani giù e stendiamo le gambe indietro di noi in plank, ok? Non andiamo ancora in downward dog, in plank. In questa posizione sfioriamo il pavimento con le ginocchia giù e stendo su, 2, stendo su, 3, allungo le gambe, 4, rimango in plank, sollevo la gamba destra, per 4, per 3, per 2 e scendo, cambio la sinistra per 4, per 3, per 2 e scendo, torno indietro in downward looking dog, sollevo la destra viene su, lo porto al tricipite destro fuori di quella coscia, poi torno in su. E questa volta la porto il piede al di fuori della mano destra. È una presa larga, sentirai molto sulle anche. Allungo il petto in avanti, poi stendo in su e stendo la gamba per 4 volte. Su, scendo giù, 2, e giù, inspiro, e scendo giù. Ultimo e scendo giù, poggi il peso su il piede destro e porti in avanti il piede sinistro dove ci siamo in squat, proprio gomiti sulle ginocchia, trattieni la posizione e mettiamo per 8,
sette, sei, cinque, quattro, tre, due. Mi sollevo, su, inspiro su, espiro, scendo giù completamente e ritorniamo in plank con i piedi tesi, gambe tese, sono in plank, trattengo la posizione, spalle rilassate, collo lungo, tocco le ginocchia, 4, e su, 3, e su, 2, e su, 1, trattieni questa posizione, sollevo la sinistra questa volta, 4, 3, la destra, su, 4, 3, 2, giù, downward looking dog, sollevo la sinistra e la gamba sinistra verrà al tricipite sinistra, e lo fermo, torno in su, e lo portiamo al di fuori della mano sinistra, fuori della mano sinistra, fermo qua, sentirai che ti apre le anche diversamente, abbiamo aperto le anche prima con quel movimento con le stinche incrociate, adesso apriamo altra parte, la parte interiore della nostra anca e andiamo in quattro volte estendendo, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, rimango, appoggio su la gamba sinistra, la destra viene in avanti, gomiti vanno sulle cosce e trattengo lo squat portando peso sui taloni per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sollevo, inspiro, espiro, inspiro le mani su, scendo completamente giù, 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 mani giù, portate le gambe indietro e adesso scendiamo in 3x3, 3, 2, 1, salgo, 3, 2, 1, scendo, 3, 2, 1, salgo su, se quello è troppo difficile ginocchio giù, se quello è troppo difficile con ginocchio giù, trattieni la posizione in plancia o ci aspetta in downward looking dog, inspira, sollevo la destra, tricipite destro, torno su, questa volta apro la gamba, ok, e tiri su il ginocchio destro più possibile aprendo l'anca, stendi la gamba su, trattengo il gluteo per 4, per 3, per 2, metti i fianchi in parallelo, porti la mano fuori dalla destra e qui andiamo in 4 allungamento, così 4, scendo, 3, scendo, 2, scendo, 1, occhio, adesso braccio destro di fronte, sinistra di fronte, trattieni entrambe le gambe energici per 4, per 3, per 2, per 1, mani giù, sollevo la sinistra, la porto accanto alla destra e questa volta stiamo con i gomiti appoggiati per 4 e liberi per 4, 4, 3, 2, and 4, 3, 2, sollevo, inspiro, espiro, inspiro su, espiro giù, 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 mi correggo il mio tappeto perché c'è un po' di vento che vuole scappare e torniamo in nostro planche.
plank, plank, plank. Eccoci qua. Andiamo in plank. 3 per 3, ragazzi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1, up. Down. La sinistra si sale. Viene al tricipite sinistro. 4, 3, 2. Lo porti su e lo apri, ok? Piega le gambe e apri il fianco più possibile, più verso alto. Stendi le gambe e lo trattieni per 4, per 3, per 2. Porta l'anca centrale, porti il piede al di fuori della mano. E andiamo, 4 in allungamento, 4 e scende. In 3 e scende. E 2 e scende. 1 e scende. Recupero. Braccio sinistro in avanti. Braccio destro in avanti. E trattieni utilizzando entrambe le gambe per 4, per 3, per 2. Mani giù. Porti peso sulla sinistra. Destra avanza, 4 conti con i gomiti poggiati, 4, 3, 2 e 4 su, 4, 3, 2, sollevo e recupero. Eccellente ragazzi, spiro su, scendo giù, gambe indietro di voi, andiamo in plank, portalo indietro. Fermi qua, 3 per 3, ultima volta, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, scendo, 3, 2, 1, inspiro su, torni in downward looking dog, scendi le ginocchia, divarica le ginocchia, scendi indietro, respira. Vieni su e porti la destra in avanti e proviamo di fare semplicemente un po' di allungamento, un half split, ok? Così. Io half split e qua, che mi piego indietro tenendo la sinistra piegata. Ma man mano che io crescerò con fluid, potrò provare di andare in full split portando la gamba. In full split completo. Decidi tu che cosa vuoi provare. Lo trasiniamo per 4. Per 3. Per 2. E per 1. Portati su e cambia la gamba. Destra indietro. Sinistra in avanti, avanti e indietro con la gamba, poi vado in allungamento, scendo giù e stendo piano piano fino a tentare di fare o full split o half split, dove meglio credi. Per 4, in 3, in 2. And 1. Porta le gambe in avanti, piano piano. Ok. A questo punto scendiamo giù sulla schiena, andiamo in quella che si chiama Happy Baby, divaricando le nostre piedi. Destra e sinistra. And relax, ragazzi, potete rimanere in Happy Baby. Grazie per stare sempre con me per allenarvi. Sempre un onore per allenarvi, sempre un onore per crescere con voi. E vi aspetto sempre insieme qui su Now per fare altri fluid insieme. Baci dalla Gilla.